Gentili telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento con l'economia. Oggi con noi il direttore generale della BCC di Acquara, Antonio Marino. Direttore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, quest'oggi ti vedo anche in una veste scenografica diversa, dietro di te un quadro. Infatti abbiamo scelto con la tua segretaria di cambiare inquadratura, un bel quadro riferito ai cavalli, alla nostra ruralità, direttore, o no? L'arte è sempre un ingrediente positivo, insomma, no? Poi il fatto di avere dei cavalli, i cavalli galoppano come la nostra banca, galoppiamo, no? Sempre simpaticissimo, direttore. Allora, la scorsa settimana avete acquistato un palazzo storico presso Acquara. Ce ne vuoi parlare? Ma c'era questo vecchio palazzo del 1820 al centro del paese, che era un po' abbandonato perché la famiglia che lo possedeva da parecchio tempo non abita più ad Acquara, e quindi noi abbiamo pensato di acquistarlo per farci la sede legale della banca, per metterci il museo della banca, un po' di queste cose che abbiamo fatto nel tempo, le prime macchine contabili che ancora ce l'abbiamo, queste cose che fanno un po' di scenografia, ma soprattutto per ancorare la banca al paese di origine. E quindi sì, anche perché poi onestamente abbiamo speso pochissimo, niente di che. Adesso però bisogna ristrutturarlo, forse là ci vogliono un po' di soldi, però lo faremo nell'arco di 3-4 anni, non è qualcosa che ci. Direttore, vogliamo ricordare pure quanti anni ha la BCC di Acquara? La banca è stata fondata a giugno del 1977, quindi sono 43 anni compiuti. E quindi Giugno del ormai 1900. merita di fare qualcosa di storico, insomma, no? Dopo 43 anni compiuti a giugno scorso, adesso viaggia nei 44. Va nella sezione adulti, diciamo così. Sì, ma non pensionati ancora, Ma però. non pensionati, anzi, è molto vicina ai pensionati. A Sì. proposito, non ne abbiamo mai parlato, no, dei pensionati rispetto ai conti correnti che hanno in banca. Facciamo un accenno in merito a questo. Vogliamo dire? Pensionati oggi non se la passano eccezionalmente bene, insomma, perché poi le pensioni italiane non sono alte, diciamo, quelle popolari. Poi ci sono i soliti noti che percepiscono pensioni da favola. Ecco, sarebbe bello che in uno stato moderno ci fosse un tetto alle pensioni. Io lo metterei a 5.000 euro massimo, perché con 5.000 euro penso che ognuno ci possa vivere egregiamente. Poi, se uno durante la vita lavorativa ha percepito stipendi più alti, sicuramente avrà fatto degli investimenti, sicuramente avrà messo qualcosa da parte e quindi lo può anche consumare per la pensione. Però se lo Stato fosse capace di assicurare una pensione a tutti, possibilmente in un tetto massimo di 5.000 euro, sarebbe una buona cosa, insomma, no? Anche perché così facendo, se togliamo un po' di pensioni alte, e ce ne sono tante, potremmo aumentare un po' le pensioni piccole, insomma, sarebbe una buona logica distributiva. Assolutamente sì. Senti, il presidente Mattarella ha detto che l'economia è in rialzo, però purtroppo l'occupazione rimane ancora in crisi. Cosa bisogna fare secondo te? Ma Quali sono le cure? non lo so, io non sono uno statista, ci mancherebbe altro, però la cosa che a me piacerebbe si realizzasse è che, essendo l'Italia una nazione che ha nel campo lavorativo tante, tante opportunità, no? Perché noi abbiamo agricoltura, abbiamo turismo, abbiamo beni culturali, abbiamo il mare, abbiamo tante possibilità di fare impresa, insomma, no? Vorrei che ci fosse più accesso facile a creare impresa, a fare impresa.
Tipo per esempio come si fa, perché tante aziende italiane se ne vanno in Serbia, per esempio, perché in Serbia per i primi 4-5 anni non si pagano tasse, no? In modo che uno che si avvia può farlo in maniera più agevole. In Italia non è così. Sin dal primo giorno ci sono una marea di difficoltà. Immaginate che per attivare un'impresa oggi, tra atti costitutivi, iscrizione all'INPS, iscrizione all'INAIL, iscrizione a Camere di Commercio, se ne passa più di un anno, che è una cosa illogica per non dire altro. Invece, se fosse più facile aprire una partita IVA, iniziare un'attività qualunque, dargli un po' di tempo senza tasse, che è diverso però dal dire poi ci sono i bonus se fai questo, cioè. Il tema è sempre lo stesso. Io pago le tasse e poi devo fare domande per ottenere i bonus. È meglio se proprio non ci fossero tasse in questa fase iniziale del fare imprese per i giovani, eccetera. Poi con le dovute accortezze, non è che uno poi dopo 3 anni chiude l'impresa e parte da capo, insomma, no? Quindi, ma per i giovani si potrebbe immaginare una cosa di questo tipo, come pure si potrebbe trasformare il reddito di cittadinanza in reddito di apprendistato. Allo Stato costerebbe molto di meno, basterebbe dire se un'azienda assume un giovane per un massimo di 6 mesi per fargli imparare un mestiere, un'attività, visto che oggi in Italia purtroppo gli istituti professionali non svolgono questo ruolo. Quindi se un'azienda prende qualcuno per insegnargli un'attività, un mestiere, qualcosa, lo stipendio di quel giovane per quei 6 mesi potrebbe essere defiscalizzato totalmente, per cui lordo e netto coincidono. Io penso che qualunque imprenditore oggi prenderebbe tanti giovani per vedere chi è più bravo e per introdurlo poi nel proprio organico. Quindi ci sarebbero tante cose che oggi potrebbero aiutare l'occupazione, però bisogna avere il coraggio di fare delle cose fortemente innovative. In effetti in Italia anche adesso stiamo assistendo, ma in effetti sono i soldi palliativi, piccoli accorgimenti qua e là, ma non c'è qualcosa di che scuote, che rompe, insomma, no? Che crea una discontinuità forte. Chiarissimo. Direttore, io ti ringrazio. Allora ci sentiamo per la prossima settimana. Grazie Quando vuoi. e buona giornata, buon Ciao, lavoro. arrivederci, ciao.